Abbastanza scarno il profilo antico della provincia di Sondrio. I siti di più remota abitazione sono in assoluto quelli di Teio, abitato terzo millennio avanti Cristo, Montagna in Valtellina, VII-VI secolo avanti Cristo, e Grosio, età del bronzo. C'era una minoranza celtica stanziata dalle parti di Dubino, gli Aneuniates. A Tirano e a Montagna si parla di una possibile frequentazione etrusca. Il grosso della presenza romana era in Valtellina. Ai romani si deve la nascita di Chiavenna, Teio, Poggi Ridenti, Montagna in Valtellina e Albo Saggia. Il nome sembra ricollegarsi ad una gens Albula. Il capoluogo, Sondrio, è una delle tre città di probabile origine longobarda, insieme a Caserta e a Foggia. Altri però preferiscono pensare che l'elemento longobardo non sia stato fondativo, ma solo sovrappositivo, e che la vera origine della città sia romana. Al Medioevo risale pure, e forse con più certezza, la nascita di Morbegno, Livigno, Pedesina, centro rinomato in passato per la lavorazione di canapa e lino, Cino, Cercino, Mantello, Bormio, Val di Dentro, e verosimilmente di Castello dell'Acqua. In origine la zona di Dazio dipendeva dalla pieve di Ardenno, mentre a dare impulso agli abitati di Novate Mezzola e Val di Sotto furono due monasteri colombaniani, quello sorto nell'attuale frazione di Campo a Novate e quello di Oga San Colombano a Val di Sotto. Fino al 1927 Aprica era frazione di Teio.